Per l'Aquila Calcio proprio non c'è pace e la scadenza per l'iscrizione in Serie D è alle porte. Entro questa settimana sarebbe opportuno far sedere Gianluca Ius, l'imprenditore romano che attualmente è anche presidente della società, e gli imprenditori aquilani, nomi noti nel settore delle costruzioni, attorno ad un tavolo. Operazione per la quale si attende chiaramente l'opera di mediazione da parte del Comune dell'Aquila. Il gruppo aquilano si è palesato nel giorno in cui il CDA nuovo è stato ratificato, con Ius presidente appunto, cioè lo scorso 28 giugno. Si sono detti questi imprenditori aquilani pronti a garantire l'iscrizione dell'Aquila Calcio al prossimo campionato, ma ora è chiaro, ecco Ius che dovranno trattare. Lo stesso Ius che si è più volte detto disponibile a trattare, ma non a tirarsi indietro senza una contropartita, che viste le frizioni e botta a risposta con Maurizio Ianni, che possiede la scuola calcio l'Aquila Soccer School, potrebbe essere proprio il settore giovanile, ma questa strada non appare percorribile. Ius ha dichiarato la sua disponibilità a trattare, pur di mantenere in vita la società rossoblu, così ha detto, ma anche ha ribadito con estrema chiarezza che non è disponibile ad avere serpi all'interno, con realtà concorrenti all'Aquila Calcio finanziate da imprenditori locali. Insomma, il manager romano non è disposto a farsi da parte per presunti veti sulla sua persona. Se ci sono discorsi seri, ha detto sì a trattare. Per Ius non ci sono problemi di soldi, poi, come qualcuno avrebbe fatto intendere, e sono già state predisposte le carte per l'iscrizione. Se ci sarà un accordo, dunque, si procederà. Altrimenti l'imprenditore romano ha già detto che in conferenza stampa spiegherà tutto, facendo nomi e cognomi su chi ha decretato la morte dell'Aquila Calcio. Intanto è da registrare anche la risposta di Maurizio Ianni, tirata in ballo da Ius dopo l'uscita di scena di Bruno Conti. Ianni ha rivendicato il suo ruolo negli anni da giocatore prima, da allenatore poi, da direttore tecnico e ovviamente da direttore dell'Aquila Soccer School, una sua creatura, dicendo pure che il settore giovanile rossoblu è andato avanti proprio grazie alla scuola calcio, per i campi, per il gasolio dei pulmini e per tanto altro. Ianni ha anche parlato di gratuità di alcune sue prestazioni e del fatto che, nonostante creditore, non abbia mai richiesto nulla all'Aquila Calcio. Ho sempre fatto i fatti, ha detto. Mi auguro che li faccia anche lei per onorare la maglia, ha chiuso riferendosi a Ius. Del resto il settore giovanile dell'Aquila Calcio, anche grazie alla presenza di Fabrizio Rossi, è quello che in questi ultimi anni molto difficili per la prima squadra ha avuto risultati positivi e ha un po' traghettato il tutto. Certamente l'auspicio dei tifosi è che si possa superare questa impasse con il buon senso di tutti, per mantenere viva l'Aquila Calcio, per non farla morire. È chiaro però che servono chiarezza e trasparenza da tutte le parti.